Che lavoro facevi prima? Faccio la cameriera. Facevo il barista la notte. Facevo la pulitrice. Lavoro al cinema. Pulizie, a nero. Siamo all'Emporio della Solidarietà della Caritas. Secondo l'ultimo rapporto della Caritas, i nuovi poveri sono passati dal 31 al 45%. Moltissime famiglie si sono aggiunte, si sono quasi raddoppiate e molte famiglie italiane, filippini, ecuadoregni che hanno perso il lavoro, famiglie numerose che avevano attività tipo meccanico, idraulico. Io vengo qua purtroppo dall'inizio dell'emergenza, prima non avevo assolutamente bisogno. Siamo stati in cassa integrazione fino a fine settembre e quindi i soldi non ci sono. Non sto più lavorando e sto in cassa integrazione, purtroppo non arriva, avendo due bambini non so come andare avanti. Funziona che vieni qui, ti danno l'opportunità di mangiare, di sentirti una persona ancora viva. La famiglia va al centro d'ascolto, il centro d'ascolto in base al nucleo familiare e alle esigenze economiche gli assegna dei punti. Avete visto aumentare le persone? Abbiamo visto triplicare, non aumentare, triplicare. Siamo alla sede della Croce Rossa Italiana, dove i volontari di Roma distribuiscono i buoni spesa a chi non ce la fa. Un po' di crisi già c'era, il resto è venuto da solo. C'è una compagna, c'è una bambina piccola. Questi sono dei buoni spesa che lei può spendere nei suoi mercati. Io da solo, con invalidità al 100%. Non ha una pensione. 189 euro. Io faccio barista. Eravamo in sei, ha licenziato tre e tre ha messo a lavorare. Io ho due figli. Ho tre figlie. Io sono madre nubile. Lei non ha cassa integrazione, non ha niente? No, non ha niente, assolutamente. Noi abbiamo visto aumentare da marzo le persone che chiedono aiuto e da settembre la situazione sta ulteriormente peggiorando. Ma lo vediamo proprio di settimana in settimana. La categoria che noto come più fragile sono le donne sole con bambini che avevano un lavoro in nero. Il futuro lo vedo, non lo vedo proprio.